Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Final Fantasy Type Zero. E oggi, ovviamente, andremo a sfruttare il trigger delle ultime 2 ore di missione e poi successivamente andremo in missione per poter finalmente vedere che cosa succederà. Dovremmo fare anche delle side quest, ma queste penso che le farò molto probabilmente off camera. Per cui, per il momento, dobbiamo andare dove si compravano le armi, quindi al laboratorio marziale, e parlare con quel tizio. C'era il richiedente, con il quale abbiamo parlato la scorsa volta, così già abbiamo la missione bella e pronta, e qui invece le ultime 2 ore per andare avanti con la storia. 僕の理論では合っているはずなんだけど、やっぱりサンプル。うわ！急に背後に立たないでくれるかい？クラスゼロは侮れないな。僕はカズさ。一応武装研究ギルドの研究者の一人だよ。よろしくお願いするね。そうだ。ちょうどクラスゼロにお願いしたいことがあったんだ。一緒に来てくれないか？君も忙しいだろうから、時間ができた時でいいよ。クラスゼロの子なら誰でも歓迎だから、他の子たちにも伝えといてくれると嬉しいな。Quindi sono arrivati degli ordini, dobbiamo tornare all'aula. Giorno operativo. Va bene, non c'è bisogno qua di salvare altro, ho già fatto tutto. Gokuro. Atsumatta yō da na. Dewa hajime yō. Ichibu kiki o yonde iru kamo shiren ga, waga Suzaku wa Hachiseki Gikai no saika o motte kokudo kaihō ni muketa dai hankō sakusen o kaishi suru. Kono sakusen ni wa Sōryū gun to 諸君を含めた戦闘可能な全候補生が参加する。各候補生は軍艦の指示に従い、グループごとに独立して行動してもらう。正規軍とは別行動ということでしょうか。正規軍は交渉面より広告軍本体に当たる。候補生の部隊は少数であることを生かし、機動性を重視。オリエンス最強の友軍として敵を叩け。我々の向かう場所は？スザク領、トゴレス要塞。トゴレスは北と東、両国の国境に隣接する地域でもあり、本土防衛の面でも早急に奪還したい場所の一つだ。現在トゴレス要塞は広告軍の完全な占領下にあり、正規軍による奪還は非常に困難な状況となっている。そこで諸君は正規軍が行う奪還作戦に友軍として参加、内縁部にいる敵主力部隊を制圧してもらう。その後、要塞内部に残存する敵部隊を正規軍と共に迎撃。トゴレス要塞を奪取せよ。諸君の活躍いかんでは、広告兵の士気を奪うこともできるだろう。アギト候補生としての力を存分に示せ。以上だ。Abbastanza chiaro. Dopo aver ricevuto i dettagli di una missione, il luogo da raggiungere si è indicato sulla mappa con le due spade che praticamente si incrociano. Bene, allora direi che possiamo uscire. Sono infestati da mostri terribili.
I mostri visibili durante l'esplorazione sono particolarmente potenti. Fai attenzione, è meglio evitarli finché non raggiungi un livello elevato. Ah. Vediamo se ci sono questi mostri visibili. No, non è quello. Oddio. Ah, c'è un ciocobo. Oddio, livello 99. What the fuck? Oddio. Ma è stata colpa del ciocobo che è scappato, maledetto. Maledetto ciocobo che è scappato. Allora, questa dovrebbe essere la fortezza che... Esatto. Diamo il via alla missione. Ah, ecco, perfetto. Quindi rimobilitiamo tutti. Modificare l'equipaggiamento non c'è bisogno. Quindi io direi di mettere Ace 5 e lei e Size. I rinforzi dell'accademia, nah, non ne ho bisogno più. I punti accademia li ho già fatti, quindi mi va bene così. ダイ一次スザク反抗作戦は総流軍による制空権の確保および候補生によって編成された神出鬼没な友軍の活躍により次々と勝利を収めていく敗北が続く広告軍は 戦線の維持を放棄クラスゼロが向かったトゴレス地域でも徐々にではあるが広告軍の後退が目立ち始めていた. Chiedi rinforzi. No, vabbè, non mi interessa. 任務を開始する。現在正規軍が他方面より要塞 sconfiggi il leader del nemico. クラスゼロは南正面より攻撃を開始. Ma dov'è il leader? Non c'è il leader qua. Eccolo. Pelliccia folta. Ma questo era l'obiettivo che dovevo ottenere. La pelliccia folta non era quella che dovevo ottenere per il compito di quel tizio? Del richiedente. Forse ne devo ottenere di più. Vediamo se qua ci sono le altre tigri che si sono arrese. Se non le hanno uccise, ovviamente. Ma penso che siano già morte. Sì, decisamente. Siano
decisamente morte. Ah, qui posso cambiare la velocità di... Wow. Ah, posso mettere questo oppure velocità doppia e tripla. Ah, ecco, lo vedi? Questa è una cosa utile. Andiamo avanti, magari ci sono altre possibilità di prendere queste pellicce. Sconfiggi il leader. Sì. Sì, ma dov'è il leader? Attenzione, i cecchini su in alto. Eccolo, è lì. Sì, ma non lo colpisco. Ecco, lo stavo colpendo. Come devo fare per... non lo ricordo. Ecco, lo stavo colpendo. Ma porca miseria. Oh. Beh, possibilmente potevo anche salire là. Io credo che ci posso salire. Forse no. Boh, non lo so, forse non ci posso salire, eh? Oh. Resisti 2 minuti. Oddio. Rilevo 0? Ma what the f... Ah, ecco. Ma mi sa che qua il golem... Non possiamo ricevere rinforzi. Eh sì, OS fallito, ma porca miseria. Ora me li fa chiamare, prima no. No, fermo. Allora, sto golem non lo possiamo sconfiggere, quindi è inutile, andiamo via. Oddio.
Una fiaschetta di tigre bianca. E ancora devo imparare bene i controlli perché sono un po' macchinoso nei movimenti. Così potete invocare Ifrit. Non posso riportarli in vita a quanto pare. Ma da qua sì, forse. No, neanche da qua. Non posso fare niente. Va bene, andiamo avanti allora. Sto proiettile caricato? Non so se lo devo tenere caricato. Ah, ecco. Ah no, ma non fa tutti sti danni. Non fa tutti sti danni. Non c'è nessun altro qua. Un'altra piastrina. Ah, tu sei un nostro amico, quindi va bene. Ah, sotto riflesso letale. Quindi fuori uno e fuori due. No. Ah, va. Porca miseria. Ce l'abbiamo fatta. Deposito campioni. Campioni di che cosa? Tu chi sei? Possiamo invocare gli Esper. Ora puoi invocare un Esper tenendo premuto Y più B, ma ti costerà la vita. Aia. Forse quel golem. Oddio. Metti a segno 15 colpi in 2 minuti. Però così, porca miseria. Devo mettere a segno i colpi. Ecco, qua sicuramente devo invocare l'Esper. Ma non me lo fa raccogliere. Ah, perché ci sarà la battaglia. Sconfiggi il leader, no, rifiuto. Infatti, questo danni non ne subisce. Però dato che io non voglio... Ma non fa niente sto proiettile caricato, è una cagata. No!
Vabbè. Qui non è possibile invocare? Ma che cazzo? Ah, perché devo distruggere prima il portale dell'invocazione. Madonna mia, ma come faccio? No, qua non può essere. O essere fallito. Porca miseria! Sì, ma qua sono morti tutti già. Sì, chiamato un esper, ma a me non me lo fa chiamare l'esper. Ecco, ora dovrebbe farmelo chiamare. Sì, ma Ifrit me l'ha shottato. Pure il golem. Ma che cazzo? E allora che serviva tutto ciò? Oh Gesù. No, aspetta. Non mi fa usare neanche la coda di Fenice. Cosa dovrei fare, scusatemi. Oddio. Devo rifare tutto da capo? No, ma comunque è molto confusionario sto... È troppo confusionario sto gioco a delle volte. Non è un pregio, eh. Non è un pregio, perché... Non ti fa fare delle determinate cose, poi te le fa fare... Non si capisce bene... Cioè, non si capisce bene quello che ti richiede di fare e quando te lo richiede. Per cui... Non lo so, è un po' particolare questa cosa. Va bene, a questo punto faccio un taglio e ritorno dove eravamo prima e dopodiché continueremo da dove ci eravamo interrotti. Allora, eccoci nuovamente dove ci eravamo lasciati. Quindi, noi tecnicamente adesso dovremmo evocare l'Esper per distruggere quel portale. Quindi vediamo se effettivamente lo possiamo fare. Perché l'Esper... Ecco, l'Esper si invoca così. Adesso me l'ha fatto evocare, giusto? Benissimo. Ah, ora è tutto più facile. Benissimo. Ifrit se n'è andato nel secchio. Adesso io non devo attaccare, ma devo andare verso di qua.
perché così mi è stato detto. Perfetto. Dovete infilarvi nel perimetro interno. Sarà una battaglia a tutto campo. Fatevi aiutare dall'Accademia. Vabbè, dall'Accademia, io... Ecco, ora questi qua non possono tornare in vita. Anche facendo così? Anche facendo così, porca miseria. Allora, procediamo con questa formazione. A questo punto salviamo, visto che abbiamo avuto delle spiacevoli sorprese. Io infatti sto iniziando a salvare. Nel frattempo, vabbè, è anche una scusa per far aumentare di livello questi personaggi, ora che ci penso, perché sennò resterebbero tutti a livello basso. Porca miseria. Ah, ma lì c'è il capitano. Oddio. Cioè, il bello è che l'avevo visto. Allora, là ce ne sono due che si sono arresi però, quindi andiamoli a beccare. Non c'è il leader. Ma io devo sconfiggerlo sotto riflesso letale. Niente, cambiamo aria perché sennò qua ci rimaniamo secchi. Allora, noi dobbiamo andare da questo lato, giusto? Fatemi vedere. Quindi di qua avanti. Questi sono altri dei nostri supporti. Let's go.
Però fatemi vedere, dovrebbe esserci un leader a questo punto, perché se continuano a spawnare... No, qua non ce ne sono leader, per cui dobbiamo andare avanti e basta. Oddio, non sono più invulnerabile. Hai ottenuto un'armiglia infernale. Qua abbiamo recuperato. Oh, lì c'è il leader. No! È morto, così, a caso. Nucleo energetico. Guarida. Oddio. Comunque questa nuova abilità di King è ottima, valzer continuo. Perfetto, rimangono solo due aree. Qua è rimasto qualcuno da... No, no, non è nessuno. Quindi rimangono solo due aree. Scusate, ma dovrei ammazzare un leader per fare una cosa del genere. Eccolo. Quando sono invulnerabile per... Perfetto. Io ti consiglierei di non scappare. Bravo. Ti consiglio. Comandante Schwitz avvistato, affrontatelo. Sì.
ではないよ。エルゾー、戦闘可能な兵は来れ。Maledetto. No, valzer continuo è l'attacco definitivo proprio. Oste mai. Perfetto. Combatte a capo di una piccola unità. Quindi qui salviamo, che mi pare cosa buona e giusta. Ormai ho imparato che devo salvare ovunque. Vedete, già tutti quanti sono morti. E non c'è possibilità di riportarli in vita. Iper soldato. Ehi, come osi? Ho ottenuto una pozione. Ha shottato malissimo. Oddio. Guarda, mi ha shottato. Sì, ma... non me la fa usare, non me la fa usare energia. Cioè, premo per fare energia e non me la fa usare. Ah, ecco, devo tenerlo premuto. Ah, ok, ora ci siamo. E che sta succedendo? Poi questi messaggi di lato là non mi permettono di leggerli bene. Non do. Non sono dei Gundam. トゴレス要塞に迫害合流。よし、カトル准将の作戦通り、あれの到着まで待たせればいい。トゴレス要塞にいる兵に伝えろ。はっ。トゴレス要塞にいる全軍に通達。こちら楔。
この新型のテストに付き合ってもらおう。行くぞ、赤き和人ども。Beh, direi che siamo pronti, no? Sì, Come dovevo sconfiggere che non lo posso neanche attaccare? Sì, ma così ci sto 20 anni. Devo aspettare che cada e poi lo posso attaccare, perché senza armi a distanza solo questo posso fare. Dico, l'importante è saperlo, perché sennò io rimango qua come un pesce fesso. Sì, però se anche evito e mi colpisce non è un granché. Vabbè. Vabbè. Ai ai ai. Vedete come, diciamo, come stile di gioco è un po' confusionario, perché non ha una sorta, non ha un bilanciamento per quanto riguarda gli attaccanti di terra e gli attaccanti d'aria, se così possiamo chiamarli, quindi quelli a distanza. È molto sbilanciata la cosa, vedete? Perché cioè, succede esattamente questo, il fatto che io adesso mi ritrovo nuovamente con poi gli attacchi sono lenti, cioè non è tanto fluido come movimento, cioè è una cosa che lamenterò tante e tante volte, giustamente morti subite, grazie. Non ci riusciamo. Shiva Esper addirittura. Bracciale d'argento. Mega panacea. Che...
Outsider, Megalizir. Vedi, poi in base ai personaggi che usi hai delle ricompense diverse. Queste sicuramente mi serviranno in futuro. Jikanda. Kisamara no Inga ni mo ōhou ga kudaru. Oi, kura! Zuibun assari to hikimashita ne. Che è un LCE questo qua. Togores Yosai ni Rushi Hanno, Byakko no Kogata Rushi desu. Dete kita ka. Yosai nai ni tenkai shiteiru butai ni tsuta. Shikibetsu shingo aka. Togores Yosai ni mukatte imasu. Baka na, butsukuru ki ka. Crystal wa ittai nani o shiyou to shiteiru nda? 全部隊に撤退命令。緊急通達。宗教が阻止に向かわれる。この通信を聞く全部隊は直ちに撤退。戦線を離脱せよ。 Quindi questi LCE sarebbero addirittura più forti della classe 0. Arega Suza. クリスタルの守護者よ。これは主に与えられた使命か。語ることの葉はない。そうか。え、quindi botte come orbi. スザク総流軍の圧倒的勝利に終わったトゴレスの戦い。しかし、まあどんな。そして500年ぶりとなった武士同士の激突は、スザク領トゴレスという大地を。 オリエンスの地図より永遠に消し去った。 Ah, quindi non abbiamo concluso niente. Ottimo. Cioè, dopo che mi sono sbattuto per riconquistarla, praticamente è finita così. Che cos'è quella cosa? Armi di distruzione di massa. スザクもルシを戦場に出したというのは本当なのか。ああ、そのせいでトゴレス地区の作戦は失敗したと聞いた。トゴレスそのものが消えたってのも本当さ。なんてこった。あいつここでは暴れたりしないよな。ルシはクリスタルが軍の制御下にある限り抗うことはない。気にするな。 しかし物資なんて何を考えているのかわからないぞ。状況を聞きに来ただけだ。任務を続けろ。は。吸気管の出力は安定しています。 第1経路への数値変動の再現こそ近日にとどまっておりますが、精度を高めることは可能かと。新型への変換供給には十分な状態だが、接続はうまくいってるのか。長時間にわたる制御にまだ 2、3 の課題が残っております。鋼室の技官を回す。早急に解決しろ。はい。 Gli annali, va bene, ok, questi sono stati aggiornati.
Andate a parlare con il colonnello Kurasame. Allora, sono tornati in vita, per cui salviamo. E direi che anche per il momento posso anche staccare. Così io mi faccio un bel giro, mi vedo un pochino tutte le cose che devo fare. E poi, anche perché voglio esplorare un attimo la zona, diciamo la zona esterna, dato che ho 3 giorni a disposizione adesso. Il data link, perché così riesco un attimo anche a gestire meglio la situazione. Voglio andare un po' fuori, voglio esplorare, voglio fare un paio di cose, e poi ci rivedremo ovviamente quando mi sentirò all'altezza. Quindi per il momento è tutto, io al solito vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.